Regola aurea di Passive House è più involucro e meno impianti. Vuol dire che ci devi mettere un'attenzione maniacale nella realizzazione dell'involucro per la tua nuova abitazione per poterti permettere un impianto di riscaldamento, raffrescamento, deumidificazione, ricambio automatico dell'aria e produzione di acqua calda sanitaria molto più semplice rispetto ad una casa tradizionale. Per soddisfare queste esigenze, oggi in commercio cominciano ad arrivare quelli che noi tecnici amiamo definire aggregati compatti, ovvero delle pompe di calore che hanno in un'unica soluzione tutte e cinque le funzioni che servono per avere il massimo del comfort all'interno della tua nuova casa. Con una spesa inferiore rispetto al tradizionale impianto di riscaldamento o raffrescamento a pavimento, abbinato alla ventilazione meccanica, asservito da una pompa di calore aria-acqua. Quella che ti presento oggi è una macchina specifica per le case passive, ovvero quelle che sulla carta hanno un fabbisogno termico inferiore ai 10 kW per metro quadro annuo. Sostanzialmente parliamo di case talmente performanti da non avere bisogno di un sistema di riscaldamento attivo per la climatizzazione. Attenzione a non confondere le cose. Possiamo riscaldare ad aria qualsiasi tipo di abitazione, ma gli standard Passive House sono severissimi prima sull'involucro e poi sugli impianti. Talmente severi da monitorare non solo la costruzione dell'involucro per contenere al massimo le spese, ma soprattutto per essere scrupolosamente attenti al benessere ed al comfort di un'abitazione che sfrutta l'aria come vettore per trasportare il calore e mantenere sotto controllo la velocità, rendendo il movimento impercettibile al corpo umano e, ovviamente, mantenendo l'umidità in ambiente. Nella schiera degli aggregati, con una potenza nominale massima di poco superiore ai 5 kW, vi presento una macchina tutta italiana, quella che anch'io consiglio nelle abitazioni passive. Ti parlo di Brofer HP600. Quello che vedi alla mia sinistra è un aggregato compatto di Brofer, è l'HP600. Sostanzialmente all'interno di questa carcassa che ricorda tanto un frigorifero americano di grandi dimensioni, c'è un concentrato di tecnologie che ci garantisce tutte e cinque le funzioni che servono per mantenere la nostra casa iperperformante, la nostra casa passiva, a livelli di comfort ottimali 365 giorni l'anno. Questa macchina di base è una ventilazione meccanica che fa ricambio automatico dell'aria, tiene sotto controllo la temperatura, ovviamente d'inverno e d'estate, riscaldando, raffrescando e deumidificando, e inserita nella parte bassa della macchina ha un serbatoio di acqua calda sanitaria da 200 litri che tiene almeno ad una temperatura di 55 gradi. Sostanzialmente questo è un aggregato compatto made in Italy studiato apposta per soddisfare le esigenze di una casa passiva che ha un fabbisogno termico di energia non superiore ai 5 kW. Ecco, cosa molto importante. Aggregato compatto, sapete che sono macchine dedicate a chi vuole usare l'aria come vettore principale per riscaldare, raffrescare, deumidificare la propria abitazione, mantenendo sotto controllo anche la percentuale di umidità. Ecco, cosa molto importante nella fase invernale. Sostanzialmente il vantaggio è quello di avere un'unica macchina, non aver bisogno di riscaldamenti attivi come ti dicevo prima e riuscire a fare tutto trasportando aria con dei canali di apposite dimensioni, pur restando nelle regole ferree e rigide dei sistemi di progettazione di Passive House. Se vuoi saperne di più e vuoi capire come inserire nella tua abitazione, soprattutto per capire se è possibile inserire anche nella tua abitazione un sistema di aggregato compatto, se vuoi ottenere il massimo dai tuoi impianti domestici, ottimizzando il budget senza accettare compromessi, clicca nel link che trovi nella descrizione del video e prenota la mia analisi telefonica. Per oggi è tutto, un saluto da Brofer, ci vediamo alla prossima!